Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. La NBA procede, finalmente pare che tanti grandi nomi siano pronti a rientrare in campo. Vediamo con questo video di chi si sta parlando e che tipo di impatto possono avere nelle rispettive squadre. Ragazzi, se siete pronti, si parte! Non posso partire che con il nome più atteso. No ragazzi, non è Chris Middleton, ma TJ Warren, signori, il Jordan della bolla. Sì ragazzi, pare finalmente giunto il momento del rientro di TJ Warren ai Brooklyn Nets. E mi fermo qui, perché ovviamente non è Warren il giocatore che può cambiare i destini e le sorti dei Nets. Mi permetto però di ipotizzare che se Warren dovesse rivelarsi utile alla causa, soprattutto sul perimetro, i Nets potrebbero seriamente valutare l'addio di Joe Harris, che ha iniziato malissimo la stagione e che non riesce proprio a trovare ritmo. Harris ha un contratto importante e magari la pista Crowder, magari in coppia con Saric, non sarebbe totalmente da scartare, almeno secondo me, né da un lato né dall'altro. Non ho altro da aggiungere ragazzi, quindi passiamo ai nomi veramente caldi. Stanotte dovrebbe rientrare Chris Middleton ai Bucks. Milwaukee è lanciatissima insieme coi Boston Celtics, ha la miglior difesa dell'NBA, il miglior giocatore al mondo e probabilmente il miglior rim protector attuale, che è Brook Lopez, il miglior difensore sul pallone, che è Jrue Holiday, e il miglior difensore in aiuto, che è proprio Giannis. Con Middleton vanno a tappare un piccolissimo buco presente attualmente, ovvero la pericolosità offensiva in situazioni di gioco rotto. Chris è da sempre il giocatore a cui i Bucks si affidano nei momenti in cui il flusso dell'attacco si inceppa e qualcosa non gira. È il giocatore che da solo spesso ti toglie le castagne dal fuoco. Non gioca da diversi mesi e probabilmente ci metterà del tempo per tornare alla forma pre-infortunio, ma è innegabile che il suo rientro non possa che dare un'ulteriore spinta a una squadra già quadrata e tosta come i Bucks, anche perché non stiamo parlando di un ottimo attaccante ma pessimo difensore, stiamo parlando di un ottimo attaccante e di un buonissimo difensore, nonché di un giocatore che il sistema lo conosce da anni. Occhio a Milwaukee. Il secondo grande rientro è quello di Chris Paul ai Suns. Qui il discorso è uguale ma diverso. Sì, ok. Ci siamo sempre chiesti se i Suns potessero rimanere contender anche dopo l'addio o ritiro di Chris Paul. La risposta, viste le ultime settimane, sembra chiaramente di sì. Devin Booker è cresciuto in maniera esponenziale da quando Phoenix ha deciso di prendere Monty Williams e portare Chris Paul. È diventato un giocatore totale, capace di metterne 51 in tre quarti, e quello lo ha sempre fatto, ma anche di andare in doppia cifra con gli assist quando vuole, riuscendo a mettere in ritmo tutti e a coinvolgere, far performare ad altissimi livelli, Ayton. Ecco, Ayton. Siamo in quel periodo dell'anno in cui Ayton sembra il centro più dominante della NBA. Attacco e difesa un fattore enorme e tutto passa per il suo approccio. Se entra con la testa giusta è dominante, se entra mollo è il peggior giocatore che puoi pensare di avere in campo. O bianco o nero, non ci sono vie di mezzo. Le divergenze con Monty e con la squadra sembrano, e dico sembrano, appianate. I Suns sono la migliore squadra ad ovest, con anche una piazza di vantaggio sulla seconda, se devo essere sincero. Il rientro di CP3 diventa quindi più delicato, secondo me, di quello di Middleton. Primo, perché Chris Paul toglierà per forza di cose possessi dalle mani di Booker e Cameron Payne, altro che sta giocando ad altissimo livello, mentre Middleton non richiede uno usage così alto e tanti possessi da gestire. Secondo, perché vai ad inserire questo giocatore in un sistema che al momento sta funzionando come un giocattolo perfetto. Stiamo fortunatamente parlando di Chris Paul, un giocatore che il sistema te lo migliora sempre e comunque, ma al momento girano talmente bene che qualsiasi modifica pare rischiosa, se così si può dire. Il terzo rientro è quello di James Harden ai Philadelphia 76ers. Qui il discorso è molto più ampio. Philly, senza i suoi tre migliori giocatori, ha vinto 3 delle 4 partite giocate, e anche piuttosto bene, oltre che contro pronostico, il che conferma la mia tesi, ovvero che Doc Rivers dia il meglio di sé quando ha squadre di basso profilo e non quando ha contender in mano o grandi superstar da gestire.
Il vantaggio di questa situazione è quello di avere rispolverato alcuni giocatori che possono tornarti utili nelle rotazioni in regular season. Gente come Cork Mats, Milton, Niang e Paul Reed hanno dato un grandissimo contributo in assenza in Embiid, Harden, Maxi, dimostrando di essere affidabili e pronti se chiamati a giocare. Aspetto non banale. Il rientro del Barba ci porta quindi alle prime partite. Sarà il James Harden aggressivo di inizio stagione? Se sì, Philly potrebbe dare da subito uno strappo convincente verso la top 4 ad est. In caso contrario, sarà un ritorno deleterio che non farà altro che togliere ritmo a chi ti ha tenuto in piedi la baracca in sua assenza, ovvero Mimie Kokó, Milton e Melton. Questo è, se vogliamo, il rientro più delicato per tantissimi motivi. L'ultimo rientro è quello di Kawhi Leonard ai Clippers. Qui una data ancora non c'è, ma sappiamo che Kawhi non dovrebbe avere nessun problema, o perlomeno nessun problema certificato come invece lo avevano gli altri. Il rientro di Kawhi, aggiungo, in uno stato fisico decente, perché nelle poche partite disputate mi è sembrato parecchio lento e grosso, è il biglietto da visita dei Clippers per un possibile titolo. Kawhi è quel tipo di giocatore, o perlomeno era quel tipo di giocatore, che metti in una squadra e automaticamente la squadra diventa pericolosa. I Clippers sono bruttissimi da vedere, continuano ad esserlo e continueranno ad esserlo. Non hanno un sistema di gioco, non hanno dei giocatori per costruire un sistema di gioco dinamico. I vari Wall, Powell, Jackson e Morris sono dei buonissimi attaccanti palla in mano e vanno ad aggiungersi a Kawhi e Paul George, che a fisionomia sono dei Morris decisamente più forti, sia chiaro. Secondo me i giocatori chiave per far funzionare la cosa potrebbero essere tre role players: Batum, Kennard e Covington. Più che altro le loro percentuali, meno la difesa li può lasciare liberi e più spazi ci saranno per gli attaccanti. Servirebbe come il pane un giocatore diverso, un giocatore che ti possa dare input offensivi diversi rispetto alla totalità degli attuali giocatori a roster Clippers. Temo però non arriverà nessuno e quindi se i Clippers vogliono vincere lo devono fare in questo modo, lento, brutto, noioso, ma che i giocatori che hai possono comunque trasformarlo in efficiente. Direi che per questo video è tutto. Ditemi la vostra nei commenti, scrivetemi chi tra i vari rientranti sarà maggiormente decisivo per le sorti della propria squadra e poi chissà, magari in qualche live qui su YouTube potremmo commentare i vostri commenti. Un saluto, il Franz.